Ora, tutta la materia che regola alla base di questo tipo di armamenti era la fisica di Tesla, la fisica della risonanza Schumann, che dagli anni 60 è stata censurata dai testi di studio dei licei scientifici e dell'università. Tutta la fisica della risonanza è scomparsa dai testi universitari, perché la fisica della risonanza è alla base di queste armi che lavorano sul cervello umano. La filosofia orientale sintetizza la fisica della risonanza in un concetto semplice: ciò che concorda nel tono vibra insieme. Ecco, noi adesso dobbiamo non vibrare insieme. Ognuno di noi deve vivere in una condizione di dissonanza armonica, esattamente come il pianeta, che viaggiando nel cosmo ha due enormi falle nei due oceani, una nel Golfo del Messico e un'altra nella centrale atomica in Giappone. E queste due enormi falle producono nella nostra trottola, viaggiando nel cosmo, uno scossone che aumenta sempre di più, soprattutto in relazione alle modificazioni geomagnetiche che stanno avvenendo in tutto il sistema solare. Ora, a me piacerebbe discutere in maniera approfondita con tutti voi sullo scopo primario di questi gas, perché forse approfondendo meglio lo scopo potremmo capire meglio che c'è dietro a queste operazioni. Immediatamente potremmo pensare all'industria farmaceutica, all'industria militare. È chiaro che sono loro che governano questo processo, come spiegava prima Gaetano. Si tratta di un riformattamento genetico della nostra specie, non solo in funzione servile, non solo per avere dei buoni schiavi, obbedienti schiavi e soprattutto prostrati, ma probabilmente anche qualcos'altro, oltre che la riduzione della popolazione o il controllo delle coscienze. Se approfondiamo gli scopi ultimi di questi sistemi d'arma e di condizionamento, potremmo capire chi li governa. Però sembrerebbe che i nostri governanti non sanno nulla. La Prestigiacomo ha detto: io non so niente di scie chimiche. Allora, se in 15 anni un individuo non alza gli occhi al cielo, vabbè, può pure essere. Ma che non alza gli occhi al cielo un verde, un militante ecologico, e quindi comincia a diventare strano. Greenpeace, WWF, Lega Ambiente guardano le balene e non guardano gli operai della Telecom francese che si uccidono, eppure sono due fenomeni strettamente legati. Si tratta di autodistruttività da disturbi di comunicazioni elettriche. Esistono università, centri scientifici, facoltà di nembologia, un'infinità di fisici di meteorologia che non vedono niente, non alzano gli occhi al cielo. Quanto più il fenomeno diventa palese, evidente, e quanto più cresce l'omertà intorno a questa questione. Io personalmente, oltre a una sofferenza profonda che provo ogni volta che mi trovo sotto a un cervello, sì, un cervello, a un cielo d'alluminio bianco, privo di alcune radiazioni calde, un cielo freddo, umido, nauseabondo, provo un dolore profondo e penso al futuro dei nostri figli, ma anche al nostro futuro prossimo, perché sembra sempre più attivo questo sistema d'armi. La narcosi in cui ci troviamo, la narcosi è la rassegnazione in cui ci troviamo di fronte a un governo sempre più mediocre e mafioso, i linguaggi massonici che ormai diventano dominanti nella televisione, sui giornali,
Tutto questo è terrifico perché se ci trovassimo di fronte a una questione come quella giapponese, qui sarebbe una strage. È anche vero che potremmo essere sterminati dall'immondizia prima ancora che delle radiazioni o delle armi a radioonde. Però qualche cosa dobbiamo fare. Si può fare qualcosa per difendersi da tutto ciò. Purtroppo nei nostri gruppi non ci sono medici che potrebbero aiutarci nei sistemi di autodifesa. Alcuni sistemi di autodifesa da queste armi esistono e sono anche economici, molto poco costosi. Possiamo costruirli in casa. Però bisogna conoscere un po' la fisica della risonanza e a quel punto potremmo difenderci da questi disturbi elettrici, diciamo così, che in questa prima fase stanno provocando una narcosi di massa associata a un disturbo dei cicli biologici di tutti gli esseri umani, il riposo, tutti i cicli circadiani, il cibo, il dormire. Sono tutti quanti disturbati da queste armi. Il mio punto di vista è che un'entità più o meno oscura, ma comunque riconducibile all'elite industriale degli armamenti e dei farmaci, che poi nell'Occidente cristiano è controllata dall'elite della nostra religione, cioè dei gesuiti, sono loro, solo loro, i nostri padroni della guerra e dei farmaci. Ma dietro a loro deve esistere sicuramente un comando ancora più centralizzato e forse soltanto approfondendo gli scopi di queste erorazioni e l'uso di queste armi potremo capire meglio cosa sta succedendo. Io ho fatto uno studio del tutto empirico, comunque lungo nel tempo, e credo che ci siano, forse avrete sentito di questi disegni nei campi di grano che ormai vanno avanti da circa 40 anni. Ora, quei disegni nei campi di grano sono stati fatti anche in Italia e sono stati fatti in Sardegna, in tutto il paese. Il messaggio che questi disegni portavano, un messaggio scritto nei carboidrati, nel pane, nel grano, in quello che è la base della nostra vita, il carbonio, disegni di una geometria energetica che usa come modello la struttura tetraedrica della molecola di carbonio. E la molecola di carbonio è l'unica fotosensibile nel DNA umano alle variazioni della luce solare. In quei disegni, in quelle scritture, c'erano stati dati degli allarmi, sia sul fatto che noi mangiamo pane OGM, grano OGM dagli anni 70, quindi mangiamo grano sterile, ma soprattutto queste scritture sulla superficie della Terra ci avvertivano già nel 97, ci avvertivano che il pericolo per la nostra specie proveniva dal Sole e proveniva dalla radioattività. Tant'è vero che uno di queste scritture la fecero all'interno del poligono De Guerra, di cui avete sentito parlare recentemente, dove hanno sperimentato armamenti all'uranio e piacevolezze di questo genere. Ora, ovviamente queste informazioni sono quanto mai, diciamo così, indefinibili o vague. Per me hanno un significato preciso. Siamo stati avvertiti dal 1987 fino ad anni più recenti. Gli ultimi avvertimenti erano i più estremi, erano gli incendi sul 38esimo parallelo vicino a Palermo, a Canneto di Caronia, sul 38esimo parallelo, che è quello dove sono iniziati i terremoti in Giappone, e a Ginestra Fiorentina, qui vicino a casa vostra.
nel 2004 e nel 2005, con incendi di natura inspiegabile, o quantomeno da definire, della rete elettrica e della rete idrica, cioè quelle cose che sono le uniche al mondo che noi pensiamo che possano prendere fuoco.